Ciao a tutti ragazzi, adesso mi sono un po' ripreso rispetto a prima per l'allergia. Parliamo, continuando, delle sindromi mieloproliferative croniche. Facciamo le Filadelfia negative, già che abbiamo fatto la Filadelfia positiva della leucemia mieloide cronica. Abbiamo parlato poi in generale delle neoplasie mieloidi croniche. Quindi, vediamo rapidamente la policitemia vera. Allora, questa è una malattia clonale della cellula staminale multipotente che si esprime prevalentemente con l'espansione dell'eritropoiesi, indipendentemente poi dal controllo dell'eritropoietina. Colpisce il sesso maschile a 60 anni di solito, spesso la diagnosi è casuale. Più frequentemente abbiamo sintomi da iperviscosità, quindi cefalea, vertigini, acufeni, disturbi visivi. Solo ora capisco perché gli acufeni. Meno frequenti sintomi da trombosi vascolare, quindi ictus, infarto, claudicazio intermittes. Prurito intenso dopo il bagno, cioè un prurito acquagenico. Obiettività, aspetto rosso vinoso al viso, al palmo delle mani, splenomegalia. A livello laboratorio abbiamo una massa eritrocitaria aumentata, l'emoglobina è superiore al 18,5 grammi su decilitro, nel maschio 16,5 nella femmina. Frequente la leucocitosi e piastrinosi, presenza di mutazione del gene JAK2 nella quasi totalità dei casi, eritropoietina sierica ridotta, normale pressione parziale d'ossigeno, a biopsia osteomidollare vede ipercellularità e iperplasia trilineare. E infatti abbiamo piastrinosi, leucocitosi, aumentata e diciamo eritrocitosi. Diagnosi differenziale, eritrocitosi relative, poliglobulie secondarie, poliglobulie paraneoplastiche. La sopravvivenza mediana è di circa 12 anni. Ovviamente uno può crepare per gli episodi trombotici. La storia naturale porta inevitabilmente alla mielofibrosi secondaria. La fase blastica terminale, solo nel 10% dei casi, quella che evolve in una leucemia acuta. La terapia, salassi, idrossiurea, alfa interferon in alcuni casi. Vediamo rapidamente quelle poche cose in più. Malattia di Vachez, poliglobulia. Allora abbiamo detto l'emoglobina 18,5 nel maschio, 16,5 nella femmina, grammi a decilitro, ematocrito 52 nel maschio, 47,5 nella donna, 5,5 milioni di eritrociti nei maschi, 5 milioni nelle donne. Ok. Adesso le poliglobulie, facciamo un attimo una classificazione, già che poi vanno in diagnosi differenziale, no? Allora abbiamo le pseudopoliglobulie, cioè l'eritrocitosi relativa, con riduzione del volume plasmatico, questo è il meccanismo, le cause sono il vomito prolungato, le ustioni, la febbre prolungata, l'uso inappropriato di diuretici, l'insufficiente assunzione di liquidi. Infatti JAK2 non è mutato, l'eritropoietina è normale. La pressione parziale d'ossigeno è normale, invece l'eritropoietina qui in questa policitemia vera è bassa e JAK2 è chiaramente mutato. Allora, per la poliglobulia ci sono poi delle forme relative, appunto, quindi ripeto, vomito, ustione, febbre, diuretici e assunzione di liquidi inappropriati. Poliglobulia secondaria. Quindi aumentano i livelli sierici di eritropoietina, diagnosi differenziale, ridotta pressione parziale di ossigeno, diagnosi differenziale, JAK2 non mutato, deficit respiratorio restrittivo ostruttivo, tabagismo, apnee notturne, cardiopatie cosciente, destro, sinistro, cioè non sinistro-destro, cioè abbiamo invertito questa sindrome di Eisenmenger, cioè una condizione che propone la cianosi. Poliglobulia paraneoplastica, quindi carcinomi e cisti renali, epatocarcinoma, fibromotelino, meningioma, altri tumori. Avremo una pressione parziale d'ossigeno normale, un JAK2 non mutato, soltanto l'eritropoietina che è aumentata. E infine la policitemia vera. Quindi le diagnosi differenziali, ragazzi, ce l'abbiamo. La patogenesi delle mutazioni, ve l'ho detta, e la clinica. Allora, fondamentalmente l'astenia, sudorazioni notturne, febbricola, calo ponderale. Prurito cutaneo, disturbi del microcircolo, splenomegalia palpabile, leucocitosi, piastrinosi. Bene, bene, bene. La diagnosi, allora, i criteri maggiori, cioè fondamentalmente l'emoglobina e JAK2, poi stanno i criteri minori con l'eritropoietina sierica ridotta,
La crescita di cellule eritroidi del paziente in assenza di eritropoietina in vitro, la biopsia osteomidollare che ci manda una forma ipercellulata, iperplasia trilineare. Ebbene, abbiamo una forma attiva iperproliferativa, una fase spenta di evoluzione mielofibrotiche, anche se in alcuni casi possiamo avere delle evoluzioni blastosiche. Dove abbiamo detto nel 10% dei casi, la fase blastica che è quella terminale. Allora, alla salassoterapia noi diamo antiaggregliante piastrinici, aspirina, ticlopidina, clopidogrel, indobufene, soprattutto per evitare la trombosi. L'idrossiurea che è un citotossico. Poi saranno alcuni nuovi farmaci che inibiscono JAK2. Bene, la policitemia vera ci siamo. Facciamo adesso rapidamente la trombocitopenia essenziale, una patologia clonale della cellula staminale multipotente caratterizzata dall'espansione della megacariocitopoiesi. Nella forma cronica della leucemia mieloide, quella Filadelfia positiva, avevamo una forma di ipomegacariocitosi. Qua è megacariocitopoiesi aumentata, le eziologie sono appunto spesso tutte le neoplasie mieloproliferative croniche, l'età media è 60 anni, diagnosi casuale, manifestazioni trombotiche e emorragiche nel 20% dei pazienti, e la maggior parte dei pazienti, insomma, alla stessa maniera, quel 20% presenta splenomegalia e epatomegalia, cioè di quel 20% che ha caratteristiche trombotiche e emorragiche, la maggior parte ha spleno e epatomegalia. A livello laboratoristico abbiamo piastrine, quindi piastrinosi più di 450 ml su millilitro cubo, poi e anomalie funzionali. Poi JAK2 mutato, CARL mutato, MPL mutato, cromosoma Filadelfia negativo, quadro midollare con aumentato numero di megacariociti senza fibrosi, concentrazione emoglobinica normale. Diagnosi differenziale delle forme neoplasie mieloproliferative croniche, soprattutto a mielofibrosi primitiva, mediana a 12 anni. Occhio però alle trombosi, le emorragie che possono complicare il quadro, come la acutizzazione in leucemia acuta mieloide e poi l'associazione con tumori solidi. La terapia, beh, per il rischio trombotico in sé, in primis, l'idrossiurea, poi l'alfa interferon, l'anagrelide, antiaggreganti. Appunto, diciamo, questo è un po' controverso. Vediamo rapidamente anche questa. Allora, piastrinosi, ok. Abbiamo una leucocitosi, un attimo solo, un attimo solo. Ok, allora, tornando a noi, abbiamo un quadro di leucocitosi associata infrequente. Possono esserci altre forme poi secondarie, diciamo, alle neoplasie mieloproliferative croniche. Comunque, la clinica non mi sorprende, diciamo, dice le stesse cose della sintesi, idem per l'aspetto laboratoristico. Anche per la diagnosi, diciamo, uno vede la conta piastrinica, la biopsia ossea per la proliferazione megacariocitica, elementi di grandi dimensioni immaturi, non c'è un eccesso di eritroidi o granulociti, escludi policitemia vera, mielofibrosi, leucemia mieloide cronica, mielodisplasia, altre neoplasie mieloidi, dimostri a mutazione di JAK2 e altri marker. Ok, escludi le condizioni di piastrinosi reattiva. E la terapia in sé, diciamo, è la stessa identica cosa di quello che abbiamo detto. Alfa interferon, anagrelide, che devo vedere un attimo cos'è.
Se non dovesse andare l'idrossiurea, usi il bipromano e busulfano, sempre citotossici. Poi l'anagrelide fa comunque parte. No, vediamo un attimo. Ok, vediamo un attimo l'anagrelide. Comunque l'ho sentito sto farmaco. Anagrelide. Ah, ecco ora mi ricordo, l'anagrelide è un citotossico che riduce proprio le piastrine quando sono in eccesso. Ok. La trombocitopenia essenziale l'abbiamo fatta, vediamo la mielofibrosi idiopatica, anche questa abbastanza rapidamente. È una malattia clonale con spiccata fibrosi midollare reattiva e metaplasia mieloide, prevalentemente splenoepatica, metaplasia mieloide splenoepatica. Nel 50% abbiamo la mutazione di JAK, valina fenilalanina 617, in alternativa poi abbiamo CARL MPL. Colpisce entrambi i sessi in egual misura rispetto alle altre condizioni che erano del maschio. 60 anni, spleno e epatomegalia. Astenia e sazietà precoce sono i sintomi più frequenti. Sintomi poi costituzionali, febbre, sudorazioni notturne e calo ponderale. A livello laboratorio, anemia normocromica, normocitica, poichilocitosi dacriociti, quindi cellule a goccia. Precursori eritroidi della granulocito, poiesi, talora nuclei di megacariociti nel sangue periferico, mielobiopsia, punctio sicca, cioè non trovi nulla, osteomielobiopsia, necessaria per la diagnosi, vedi il grado di fibrosi e la disposizione, la morfologia dei megacariociti, la citogenetica è importante soprattutto per la prognosi. Diagnosi differenziale, le altre forme di leucemie mieloidi croniche, trombocitopenia essenziale. Le condizioni di fibrosi midollare secondarie a patologie neoplastiche solide, poi abbiamo l'ERS e leuchemia, leucemia a cellule capellute. Mediana di sopravvivenza 4-6 anni, ci sono una serie di fattori prognostici clinico-laboratoristici. L'evoluzione in fase blastica acuta nel 10% dei casi. Terapia: ruxolitinib per ridurre il volume splenico e i sintomi sistemici, citoriduttiva con idrossiurea per la leucocitosi piastrinosi, qualora ci siano controindicazioni al ruxolitinib, epodomide, talidomide, danazolo per l'anemia, trapianto di midollo allogenico in pazienti giovani con mielofibrosi di rischio alto intermedio. Vediamo rapidamente anche questa. Allora, abbiamo in primis uno stimolo indotto anche da citochine proinfiammatorie, induce una localizzazione extramidollare splenoepatica di fibrosi metaplastica, quindi metaplasia. Poi le mutazioni dei geni ci siamo, la clinica, astenia, prurito cutaneo, febbricola, calo ponderale, sudorazioni, anemia, leucocitosi, piastrinopenia, splenomegalia, epatomegalia, trombosi. Poi, abbiamo eritroblasti ortocromatici, l'avevamo detto che nella sintesi c'erano queste forme di eritroblasti ortocromatici, poi abbiamo i dacriociti e mazzi a lacrima. Abbiamo poi una peculiarità di questa emopatia, l'anisopoichilocitosi piastrinica. Quindi anisopoichilocitosi quindi di differenti forme e dimensioni, piastrinica. Poi eritroblasti ortocromatici. Anisopoichilocitosi eritrocitica. Ok. L'anemia nel 50% dei casi è presente. Poi, nelle fasi più proliferative, il paziente può avere leucocitosi neutrofila,
associata o meno a piastrinosi e marcata leucocitosi. Quella è una reazione, insomma, infiammatoria che stimola la crescita almeno iniziale, perché poi nel quadro leucemico acuto si ritorna di nuovo a una forma aplastica. Ok? I criteri maggiori sono la diagnosi istologica, il marker molecolare e l'assenza poi di criteri che ci permettono diagnosi alternative di neoplasie mieloidi croniche. I criteri minori, l'anemia, la splenomegalia, l'aumentata lattato deidrogenasi, la leucoeritroblastosi periferica. I fattori di rischio sono fondamentalmente clinico-laboratoristici, ma anche del cariotipo sfavorevole, che mo non sto a elencare. La terapia l'abbiamo detta, quindi anche qui, ragazzi, chiudiamo rapidamente anche questo argomento e ci vediamo per la prossima video lezione.